Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Grande Fratello VIP 2022-2023 10 dicembre 2022 23:35 Attilio Romita si scusa con la compagna Mimma Fusco. Lei risponde in diretta: Sara, stai lontana. Attilio Romita si è scusato con la compagna Mimma Fusco per aver dato troppa confidenza a Sara Altobello nella casa del Grande Fratello VIP. Ho esagerato, non la tradirei mai. Non credo che il nostro amore possa finire. La donna ha commentato in diretta su Twitter: Sara, stai lontana. Meglio un ragioniere che un cafone. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello VIP 2022-2023. Attiva gli aggiornamenti tra Sara Altobello e Attilio Romita nella casa del Grande Fratello VIP. È scattato un bacio e si è creata una particolare complicità. Mimma Fusco, compagna del giornalista, non ha però gradito quanto successo e sui social ha espresso il suo dissenso. Alfonso Signorini, nel corso della puntata del 10 dicembre del reality, ha affrontato l'argomento e ne ha parlato con i diretti interessati. La spiegazione di Sara Altobello e Attilio Romita nella puntata del 10 dicembre del GF VIP, Sara e Attilio hanno voluto chiarire il loro rapporto. Ho sempre avuto una grande attrazione per Attilio. Ci gioco tanto nel mio modo di fare. Se fosse stato single ci avrei fatto qualcosa, ha spiegato la vippona. E anche il giornalista ha precisato che non tradirebbe mai la compagna con la coinquilina. Attilio Romita legge i commenti di Mimma Fusco. Alfonso Signorini ha poi mostrato ad Attilio le reazioni social di Mimma Fusco di questa settimana. Il giornalista si è scusato se il suo comportamento può aver infastidito la compagna. La reazione di Mimma Fusco in diretta. La compagna di Attilio Romita ha commentato in diretta il blocco della puntata del GF VIP che ha visto protagonista il giornalista, Sara e le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Rimettiti i tuoi abiti e le tue belle cravatte, meglio un ragioniere che un cafone, è uno dei tanti commenti riferiti al compagno che la donna ha scritto su Twitter dopo quanto successo in diretta. E Inca asterisco asterisco ata come una belva, quanto tornerò mi prenderà a morsi, ma non riesco a credere possa chiudere una storia per due immagini, ha concluso Attilio. Sara Altobello, non voglio rubare l'uomo a nessuno. Alfonso Signorini ha poi chiamato in confessionale Sara e le ha chiesto il suo punto di vista sulla difficile situazione con Attilio. La concorrente ha chiarito di non voler mettersi in mezzo nella relazione che il giornalista ha con la compagna. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.